due eccellenze a confronto in ambiti solo in apparenza distanti tra loro. Due realtà tra le più antiche d'Italia si incontrano a Bassano. La storica azienda produttrice di stilografiche, famosa in tutto il mondo, Penne Montegrappa, e ITAS, agenzia assicurativa nata 200 anni fa in Tirolo. Montegrappa nasce a Bassano nel 1912, un know-how centenario sicuramente, insomma, riuscire a realizzare le penne come le nostre non è da tutti, quindi richiede degli skill importanti che vengono tramandati di generazione in generazione. Noi siamo nati nel 1821 con decreto dell'allora imperatore d'Austria Giuseppe II, siamo nati per dare protezione alle persone. E credo che in questi ultimi anni il bisogno di protezione sia sempre più alto. Un discorso che arriva proprio in questi giorni difficili, causa meteo, con pioggia e vento che mettono a rischio sia privati che aziende, per non parlare degli eventi della scorsa estate, con le potenti grandinate che hanno messo in ginocchio un intero territorio. Lo vediamo proprio in questi giorni, gli eventi naturali stanno sconvolgendo la vita di imprese, famiglie, mettendo in difficoltà tutti. Superato il momento contingente, bisogna ricostruire, e credo che il fenomeno assicurativo deve essere assolutamente rinforzato. Evento del 19 luglio 2023, purtroppo lo conosciamo tutti e lo stiamo vivendo in maniera pesante, anche dal punto di vista assicurativo. Un dato solo, 1000 denunce di sinistro solo per quel giorno nella nostra agenzia. Io dico soltanto che sempre di più ci sarà bisogno della copertura assicurativa ai privati e alle nostre partite IVA. E nell'ambito delle eccellenze la Regione ha avviato un progetto mirato alla divulgazione delle aziende leader del nostro Veneto. Abbiamo fatto un'iniziativa per mettere in vetrina, ecco, letteralmente, cioè fare in modo che le nostre imprese potessero comunicare meglio, fare iniziative come quella di Penne Montegrappa, che loro hanno chiamato Factory Tour, cioè l'azienda aperta, e quindi gli allestimenti per la comunicazione, le teche, questo museo, come hanno pensato di formare loro operatori per fare i ciceroni delle loro imprese.